una maniera davvero speciale. Iniziamo da persone che stanno lottando, che sono scese in piazza per cercare questo difficile equilibrio di cui vi ho parlato prima. Un equilibrio che si può trovare, perché la natura ci insegna, la natura ci offre, la natura ci dà. Ma questo equilibrio bisogna trovarlo alla fin fine nelle nostre città, nella nostra vita quotidiana. Ed è bellissimo, perché io adesso mi trovo a Salisburgo, in Austria, e siamo per raccontarvi le bellezze straordinarie di questo territorio. Fra poco vi porteremo alla scoperta della grotta di ghiaccio più grande del mondo, uno straordinario, davvero meraviglioso spettacolo della natura. Ma per questi spettacoli della natura scendono in piazza migliaia di persone, e devo dire milioni di persone in tutto il mondo, perché non è il singolo spettacolo il valore. Lo ripeto ancora una volta, è l'armonia che è indispensabile trovare in questo nostro unico pianeta. È bello vedere che qui sfilano tutti, ci sono persone davvero di tutte le età, ci sono giovani, bambini, persone più grandi. C'è anche una signora che adesso si è spostata, con la quale stavo parlando, no? Perché uno può migliorare le cose, ma è giusto che faccia sentire la propria voce. E la signora con la quale stavo parlando sta facendo un volantinaggio per capire quali sono tutte le cose che noi dovremmo fare per migliorare la nostra quotidianità. Queste cose, vi dico la verità, mi commuovono.